Abbiamo fatto un piano di 750 milioni per coprire i debiti della precedente amministrazione, il disastro che abbiamo avuto, ereditato col blocco di forniture dei treni, e poi ci sono stati i tagli del governo, aggiungiamoci anche quelli, meno 10% medio, il nazionale da noi è stato anche oltre il 20%, però siamo riusciti a costruire un piano, un vero piano con una struttura commissariale anche del Ministero dei Trasporti, un Ministero governativo. Devo ringraziare le forze sociali, il sindacato che è stato vicino a questo piano di risanamento e ha fatto anche grandi sacrifici, perché molti sacrifici l'hanno fatti i lavoratori. Abbiamo una buona notizia del pareggio di bilancio delle nostre società di trasporto, che è una cosa, un'eccezione. Gli investimenti che sono ripartiti, quanti treni abbiamo recuperato in particolare sulla parte circumvesuviana, che eravamo arrivati addirittura a 34 treni rispetto ai 100 che dovrebbero viaggiare. Oggi siamo credo attorno ai 70 treni, quindi abbiamo fatto un gran recupero. Quindi in un momento di particolare difficoltà e soprattutto avendo ereditato, come per la sanità, un vero e proprio disastro economico e anche in termini poi di esercizi e di manutenzione. Noi siamo convinti del trasporto pubblico locale, che dobbiamo diminuire il trasporto privato e che quindi bisogna investire nel trasporto pubblico locale per evitare che ricada sui cittadini un danno, ma ancora di più sulla nazione il danno economico, perché non avere il trasporto pubblico locale vuol dire poco sviluppo economico, poco sviluppo culturale, poco sviluppo della società.